Nonostante i primi 8 minuti non abbiamo fatto gol, abbiamo sbagliato proprio due rigori e dei tiri facili, per cui la difesa non andava male, e siamo partiti un po' così contratti, ma ci sta. Poi con un buon gioco siamo andati sopra, purtroppo all'inizio del secondo tempo abbiamo peccato un po' in difesa, ci siamo un po' allargati e la partita è andata su un binario di pareggio. Purtroppo quando giochi così fuori casa poi alla fine è difficile raccontarlo. Adesso comunque il discorso qualificazione è apertissimo, abbiamo 2 punti, solo il Lussemburgo ne ha uno in più di noi e domani affrontiamo proprio il Lussemburgo. È chiaro che adesso abbiamo poche ore per recuperare le energie, sia fisiche che mentali, e prepararci a questa partita. Sì, diciamo che il Lussemburgo ha dimostrato di meritare di competere per la qualificazione. Non era la squadra materasso, l'abbiamo visto anche oggi con la Lettonia e noi al di là di quello come è andata oggi, noi abbiamo ancora una chance, un'altra palla per vincere, per poterci qualificare. Per cui è vero come hai detto, bisogna ricaricare le energie, bisogna preparare la partita come abbiamo fatto in questi giorni e cercare di dimenticare questa maledetta partita. Che cosa ti porti di buono e che cosa invece non è andato stasera? Ma di buono una grande reazione della squadra in certi momenti, anche perché l'atteggiamento arbitrale faceva un po' innervosire, quindi i ragazzi sono stati bravi, invece io alla fine non sono riuscito a contenere la rabbia sull'ennesima palla regalata a loro, un'ammonizione che ha annullato un passivo e quindi è sicuramente colpa mia alla fine. Non avremmo vinto, avremmo comunque pareggiato e questo comunque ci dà le stesse possibilità, avremmo dovuto vincere lo stesso domani con il Lussemburgo.